Bentornati ad Insieme. Nel prossimo servizio parleremo del ricamo, un'attività artigianale antichissima che è stata però reinventata con grande maestria e immaginazione dall'abile mano di Angelo Filomeno. Il servizio è della nostra Laura D'Aprile. Il ricamo, forma d'arte millenaria, è la tecnica preferita da Angelo Filomeno, artista poliedrico che dipinge i suoi quadri ricamando estemporaneamente sulla lucente seta shantung e lo fa con una macchina da cucire a zigzag. La base più o meno è uso shantung di seta. L'idea del pezzo viene vedendo il colore della stoffa. Non ho l'idea subito di che cosa devo fare. La tecnica, il materiale mi porta a nuovi orizzonti, a nuovi universi. Ricamato, ma non pensato. Pensato al tavolino, pensato subito alla macchina da cucire, like, come dei disegni, li disegnavo al momento, estemporanei. Poi io lavoro con un cerchietto di plastica di 8 inch, di 8 pollici di diametro, quindi veramente concentrato. Poi lo muovo su una tela magari di 3 metri e mezzo per 2, e chiaramente il microcosmo, ogni microcosmo poi diventa il macrocosmo nel mio lavoro. Il percorso artistico di Angelo, che lo ha portato dal mondo della moda, alla scultura, alla pittura, al ricamo, inizia all'età di 7 anni, quando la mamma lo manda alla bottega del sarto. A 7 anni mia madre mi manda al sarto, quindi comincio a imparare il cucito, sai, dal overcast, dal sopramano, a fare gli occhielli, e poi dopo un paio d'anni ho cominciato anche a fare un po' i pantaloni, poi il mio maestro mi ha cominciato a mettere alla macchina da cucire, prima alla macchina lineare, poi alla macchina zigzag, e quindi e dopo all'inizio del sesto anno già cominciavo a fare il quarto della giacca. Nel frattempo ho finito le scuole medie, mi sono diplomato geometra, mi sono diplomato geometra, però poi all'età di 18 anni vado a Lecce, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Lecce. Quindi finita l'Accademia di Belle Arti a Lecce in pittura, quindi ho imparato il disegno, ho imparato la modella dal vivo, i quadri, i colori, le sculture, incisione. Sono partito per Milano e ho cominciato a trovare lavoro. E il primo lavoro che potevo cominciare a fare lavorare in un laboratorio di vestiti, e quindi ho lavorato in un laboratorio di vestiti per un anno, e quindi ho imparato a finire la giacca, il capospalla, giacca, cappotti, pantaloni, eccetera eccetera. Poi visto che avevo questa manualità di disegno, ho cominciato a fare degli schizzi di moda, vestiti d'alta moda, eccetera eccetera, quindi è venuta Raffaella Curie. Poi ho lavorato in questa sartoria teatrale dove ho conosciuto anche Gianni Versace per un Mefistofele alla Scala. Abbiamo fatto i costumi. Poi abbiamo fatto i costumi per il San Carlo di Napoli, per un hotel a Nizza, a Verona, a Treviso, e per 3 anni in questa sartoria teatrale, quindi stoffe, tessuti, luccichie, eccetera, eccetera. Il bagaglio era già tutto pieno per lasciare Milano e per esplorare altri orizzonti, quella dell'America. E sono da New York. E niente, dopo tutta questa esperienza qua è nato ho fatto la sperimentazione di video, fotografie, sculture, eccetera, eccetera, ed è nato il ricamo. I love being an artist, perché mi dà la possibilità di spaziare, di creare, e mi piace, amo quello che faccio. La mostra di Angelo Filomeno, intitolata Intoxication, continua presso l'Istituto Italiano di Cultura a Toronto sino al 10 aprile prossimo.